Ci sono due cose per cui è famoso lo stato del Nevada. Sono entrambe uniche al mondo, sono entrambe frutto degli esseri umani ed esistono soltanto lì. E sono Las Vegas e l'Area 51. Sono cose diversissime, naturalmente, ma entrambe giocano con i concetti di vero e di falso, che cosa è accaduto realmente, che cosa è posticcio. E in questo c'è un pezzo importante dell'anima del Nevada. Sigla. The Lakers, now the playoff. The opening of baseball season. Unmistakable evidence. The International Human Genome Project. Your commitment. Everybody knows it. Hey, lots of luck in your senior year. Martin Luther King. Benvenuti a un nuovo video di questo canale, nuovo video della serie in cui mi sono, diciamo, immerso anche in modo piuttosto scellerato. Vorrei raccontare ogni singolo stato americano dedicando un video a ogni stato. Abbiamo fatto fin qui il Texas, la California, l'Iowa, trovate questi video nel canale. Oggi parliamo invece del Nevada. Innanzitutto, dove siamo? Siamo a ovest, il Nevada è lo stato che sta, diciamo, immediatamente dietro alla California, però per fare questa cosa che voi capiate dov'è, devo farlo al contrario, visto che c'è l'effetto specchio della telecamera, quindi qui è la California, qui è più o meno il Nevada, è anche uno stato che in termini di superficie è grande quanto l'Italia, forma molto diversa, è quasi un quadrato, però ecco, in questo stato, grande quasi quanto l'Italia, abitano 3 milioni di persone e rotti, cioè meno delle persone che abitano a Roma, ma meno delle persone che abitano nella sola provincia di Milano. Peraltro, queste persone abitano quasi tutte in due città e nei dintorni, Las Vegas da una parte, Reno dall'altra, sono entrambe due città molto vicine ai confini con altri stati, insomma il Nevada, a parte queste due città molto defilate, per il resto è quasi tutto deserto, nonostante si chiami Nevada perché c'è un pezzo della catena montuosa della Sierra Nevada dove c'è molta neve e quindi è bizzarro, ma non è appunto l'unica cosa bizzarra di questo posto, si chiama Nevada, ma fa caldissimo, è lo stato più secco d'America, è uno stato arido anche per non solo coltivare qualsiasi cosa, non c'è quasi agricoltura, qualcuno coltiva le angurie, i meloni, poco altro, ma anche per il bestiame. E c'è una storia che voglio raccontarvi che riguarda il bestiame che ci permette di capire molto di che cosa sia il Nevada e soprattutto di che tipo di cultura si possa sviluppare, che cosa hanno in testa le persone se nascono, crescono, vivono in un posto che è quasi completamente desertico e quasi completamente vuoto, a parte per gli alieni, ovviamente. Partiamo sempre dalla Terra per raccontare questa storia, perché una delle cose che succede in un posto quasi completamente desertico è che tutta quella Terra non è di nessuno. Cioè nessuno ha pensato mai di comprarla, di farci qualcosa, visto che è appunto deserto. Però non può esistere una terra di nessuno. E quindi l'80% della superficie del Nevada è di proprietà del governo federale. Anche terreni non recintati, di chi sono? Dello Stato. Questi terreni vengono utilizzati, quando vengono utilizzati a qualche scopo, o per mettere delle pale eoliche, il Nevada è uno stato di pale eoliche, di pannelli solari, di molte energie rinnovabili, oppure per far pascolare il bestiame. C'è un agricoltore, però, che ha un gregge molto più grande degli altri. Si parla di gregge solo per le pecore o anche per le mucche? Un sacco di animali, un branco, un gregge, torniamo al punto di prima, piuttosto selvaggio, e questo allevatore è un allevatore piuttosto selvaggio che incarna lo spirito di questo stato. Si chiama Cleven Bundy, è il capostipite di una famiglia, lui ha non so quanti figli e nipoti, di rancher, quindi di persone che lavorano nelle fattorie con gli animali, che hanno le mucche, hanno i tori, fanno pascolare questi animali sul terreno del governo e il governo chiede una tassa simbolica per ogni animale che tu fai pascolare su un terreno governativo. Devi pagare una tassa di tipo un dollaro all'anno, o era al mese? Un dollaro al mese per ogni mucca per pascolare, è davvero una cifra simbolica. Ma Cleven Bundy e tutta la sua famiglia sono molto avversari e nemici, si considerano tali del governo federale. Sono degli ultraconservatori che pensano che il governo di Washington con loro non abbia nulla a che fare. Chi sono questi che pensano di comandare a casa nostra, che pensano di possedere questo terreno al punto da chiederci dei soldi? Finché a un certo punto, negli anni 90, l'allora amministrazione statunitense, la presidenza di Bill Clinton,
non si accorse che c'era una specie di tartarughe in questa zona dove Cleven Bundy faceva pascolare le sue mucche e i suoi tori, che era messa in pericolo dal pascolo, e allora stabilì che su tutta un'ampia area del posto in cui Bundy portava i suoi animali non si potesse più pascolare per proteggere questa specie di tartarughe. Ora voi immaginate uno fatto come lui, appunto, che gli dicono non solo che deve pagare, ma che adesso non può manco più portarci le mucche perché ci sono le tartarughe di fiume, adesso non ricordo, che poi vengono minacciate. Lui decide che non solo continua a farci pascolare i suoi animali, smetta di pagare la tassa, finché però un dollaro per mucca al mese alla volta, Bundy non sviluppa un debito nei confronti del governo di oltre $1 milione, e quindi lo Stato si va a prendere questi soldi. Bundy non glieli vuole dare, lo Stato va a confiscargli gli animali. Tutto questo è accaduto non moltissimi anni fa, un quasi scontro a fuoco, e dico quasi perché a un certo punto sono arrivati a puntarsi le armi, i soldati, i militari da una parte, quelli dell'esercito americano, e non solo Bundy, i suoi figli, la sua famiglia, ma tanti altri rancher che erano arrivati da ogni parte del paese e dello Stato per difenderlo. C'è un video di quei giorni che diventò virale, che mostra uno dei figli di Bundy che si avvicina ai poliziotti, c'è un cane che fa un movimento brusco, Bundy pensa che sta andando a morderlo, reagisce colpendo il cane, il poliziotto a quel punto spara con un taser al figlio di Bundy, che peraltro rimane in piedi, cosa non semplicissima quando viene colpito con una di quelle scosse elettriche, e scatta un grande parapiglia. Insomma, come è andata a finire? La storia per intero la trovate su questo libro che ho scritto, che si intitola Questa è l'America, ma al di là del messaggio promozionale vi racconto tutta la storia, non è che vi lascio con lo spoiler finale che trovate soltanto se comprate il libro. Sono i militari dell'esercito ad andarsene, perché capiscono che si rischiano morti, feriti. La famiglia Bundy non ha ancora pagato quelle tasse, quindi è ancora debitrice del governo di oltre $1 milione a questo punto, e in questo scontro, su una cosa apparentemente così insignificante, voglio dire, certo che $1 milione è tanto, ma potevi pagare le tasse prima, è quasi una questione di principio. Ecco, in questo scontro si vede un tratto culturale molto forte non solo del Nevada, ma di tutte le zone rurali dell'Ovest, che hanno una tale distanza geografica, ma anche culturale, con Washington, con i palazzi del potere americani, che quasi non ne riconoscono l'autorità. Queste terre, peraltro così ostili, così disabitate a lungo, furono occupate per primi da una società molto patriarcale, molto maschile. Erano gli uomini che lasciavano i territori statunitensi dell'est per andare verso ovest a cercare pietre preziose. Il Nevada è uno stato di miniere, d'argento, d'oro, quindi erano società composte quasi soltanto da uomini, e ne sono venute fuori delle società piuttosto selvagge, a volte anche piuttosto violente, in generale piuttosto libertarie. E qui arriviamo a un altro punto molto importante che definisce il Nevada e che definisce anche la società più famosa al mondo, cioè Las Vegas. Le sue leggi. Ovviamente non tutti gli abitanti del Nevada sono come la famiglia Bundy, e non tutte le città del Nevada e i luoghi del Nevada sono come Las Vegas, ma questo libertarismo, questa idea che lo Stato non debba dirmi che cosa devo fare, che cosa non devo fare, si è tradotto negli anni in leggi molto libertarie. Per esempio sul gioco d'azzardo, che è legale praticamente dappertutto in Nevada e che costituisce oggi la principale industria di fatto del Nevada. Il Nevada è anche l'unico stato americano in cui la prostituzione è legale. Ci sono delle leggi molto liberali sui matrimoni e sui divorzi. Ci si sposa con grande facilità, per divorziare idem, basta aspettare 6 settimane. Quella faccenda di chi dice andiamo a sposarci a Las Vegas, non è che lì i matrimoni siano finti. Arrivi al casinò, c'è il prete, è vero, trovate 2 testimoni, vi sposano, ma è un matrimonio vero, lo trascrivono, vale anche in Italia. Certo, se volete divorziare, la cosa semplice è tornare a Las Vegas e divorziare da quelle parti. Ah! Who are you? I'm Mrs. Ned Flanders. Ah! And I'm Mrs. Homer Simpson. Ah! Il Nevada è anche uno degli stati meno religiosi degli Stati Uniti. È uno stato in cui anche le leggi sul consumo di alcol sono molto permissive, le leggi sulle droghe ricreative come la marijuana. Si può fumare ancora al chiuso in moltissimi posti, dovunque non venga servito del cibo, ma questo vuol dire anche nei bar, nei casinò, si può fumare. E queste leggi così permissive, da una parte sono il frutto di quella cultura di cui vi parlavo, dall'altra parte servivano anche ad attrarre persone, viaggiatori, turisti, aziende, investitori,
investimenti in un luogo così inospitale, dato che non possiamo offrirgli un clima mite e le grandi foreste, ma qui è il deserto e fa caldo, fa caldissimo, almeno gli offriamo qualche altra cosa. E poi l'aria condizionata ha fatto il resto, fa molto caldo sì, ma le persone sono arrivate. E sono arrivate soprattutto seguendo la traccia del gioco d'azzardo e quindi del turismo, e quindi sono arrivate a Las Vegas. Ora, io dico spesso una cosa di Las Vegas, cioè che chiunque dovrebbe andarci almeno una volta nella vita, passarci una sera e poi andarsene subito, mai più di una sera. Perché effettivamente quello che si vede in questa città merita di essere visto, merita di essere anche compreso. Parliamo della capitale mondiale dell'intrattenimento e del divertimento, così si definisce, ma tutto il divertimento a Las Vegas ruota intorno ai casinò, che si trovano sulla Las Vegas Strip, che, aneddoto, non si trova a Las Vegas, cioè i casinò di Las Vegas, la strada quella lì, formalmente sono in due comuni accanto, ma ecco, tutto avviene lì e da quelle parti, anche se il gioco d'azzardo non vi interessa, comunque trovate delle cose pazzesche, perché lo stile con cui sono costruiti questi casinò, essendo uno stile così libertario, è anche uno stile molto dissacrante, è uno stile che non prende nulla sul serio, è molto lontano e molto diverso per questo dalla nostra cultura, lo so e lo capisco, provate eventualmente a guardarla appunto come si guarda una cultura molto diversa dalla nostra, però questi a un certo punto hanno deciso che volevano mettere un vulcano, vero, e lo hanno fatto, c'è un vulcano che sputa fuoco a Las Vegas. Degli altri hanno pensato di voler rifare Venezia, e hanno rifatto Venezia col ponte di Rialto, il Canal Grande, eccetera. Con tanto di cielo azzurro e sei al chiuso, c'è la Fontana di Trevi di Roma, riprodotta, non dico in dimensioni, diciamo, naturali, ma quasi. Ci sono un sacco di architetture incredibili, la Torre Eiffel, ma chissà quante altre me ne scordo. C'è la fontana dell'Hotel Bellagio, con quello spettacolo di musica, di luci, per cui tantissima gente va a vederlo. Io l'ho chiamata la fontana, ma in realtà è una specie di lago, e questo lago contiene, credo, 1700 fontane. Il maggior numero di fontane nello stesso specchio d'acqua si trova lì, al Bellagio. Ma già soltanto l'arrivo a Las Vegas ti dice che sei arrivato in un posto che non è come gli altri, perché tu scendi dall'aereo, prendi il Finger se sei fortunato, oppure l'infame autobus che c'è in aeroporto se sei sfortunato, arrivi al gate e la prima cosa che vedi in aeroporto appena sei arrivato cosa sono? Delle slot machine. Perché ci sono a Las Vegas slot machine dappertutto, e ci sono così tante luci, così tanti neon, la città è così tanto luminosa la sera e la notte che è considerato il luogo più luminoso del pianeta, ed è, ricordiamolo, in mezzo a un deserto. Una cosa affascinante per noi che non abbiamo quel tipo di cultura quando andiamo a Las Vegas è appunto vedere la grandiosità di tutto. Voi entrate in uno di questi hotel, in uno di questi casinò, e sono dei luoghi in cui potreste passare 3 giorni se vi volete molto male, ma voglio dire una marea di negozi, una marea di ristoranti e di piani e di cose da fare e di casinò, ovviamente, di slot machine, di tavoli in cui giocare. Poi uscite da questo luogo, anche un po' tramortiti da tutti quegli stimoli, e vedete che, come quel palazzo lì, ne trovate non so quanti, decine di casinò, più grandi, più piccoli, ognuno con dentro un sacco di ristoranti, un sacco di negozi, un sacco di cose da fare. Pensate che a Las Vegas, nei ristoranti di Las Vegas, le persone consumano in un giorno più crostacei di quanti se ne mangino in tutti gli Stati Uniti in un anno. C'è anche un'ambulanza che sta passando per segnalare, diciamo, quanto faccia male anche probabilmente mangiare così tanti crostacei. C'è una ruota panoramica, per esempio, a Las Vegas, sì, ed è la ruota panoramica più alta del mondo. C'è una fontana di cioccolato a Las Vegas, sì, ed è la più grande del mondo. Tutto è tanto, tutto è oltre, per questo è anche piuttosto, diciamo, interessante e divertente per una sera, poi rischia di diventare un po' pericoloso. Tutto è anche un po' squallido, diciamolo. Gioco d'azzardo, alcol, prostituzione, non è esattamente una serata che voi dite «Ah, come sono felice e spensierato in questo posto bucolico coi fiorellini», no, c'è anche tanta gente che sta male. C'è anche un'anima oscura di Las Vegas, anche quella probabilmente ha senso, diciamo, non dico conoscerla da vicino, ma sapere che c'è, e sapere anche che poi, se tutto questo non vi interessa, comunque la città offre dell'altro. Qualsiasi sera voi vi troviate a Las Vegas, c'è sempre qualcuno che suona, e qualcuno di molto grosso.
Las Vegas ha le cosiddette residencies, e cioè casinò, hotel che contrattualizzano delle star, ma star veramente grosse tipo Celine Dion, oppure U2, oppure Britney Spears, perché suonino ogni sera. Adele ha fatto la stessa cosa qualche tempo fa. Ogni sera tu vai a Las Vegas e c'è un concerto di Adele ed è sempre pieno, e ovviamente fa sì che ogni sera tu puoi avere, diciamo, l'esperienza completa. Il Cirque du Soleil si esibisce a Las Vegas con uno spettacolo praticamente perenne. Una delle strutture per cui si è più parlato di Las Vegas negli ultimi mesi è la cosiddetta sfera, un palazzetto, diciamo, a forma di enorme sfera. La sfera è coperta di LED sia dentro che fuori, è stata inaugurata con una serie di credo 20 concerti e più degli U2, anche questi sempre sold out. È un palazzetto progettato per ascoltare la musica. Oggi noi ascoltiamo dei concerti, lo sapete, in posti che quasi sempre non sono fatti per la musica, tipo gli stadi, ma anche i palazzetti dove vediamo di norma le partite di basket o di pallavolo. Ecco, questa è fatta per il suono e ha una forma talmente pazzesca che comunque ha cambiato molto anche lo skyline, diciamo, l'immagine visiva di quel pezzo di Las Vegas, a prescindere che poi voi ci entriate dentro. Una cosa che è bene sapere di Las Vegas è che tutta questa offerta di cibo, di divertimento, di concerti, di qualsiasi cosa, anche di camere d'albergo, di lusso, di spa, di piscine, serve comunque a fare i soldi col gioco d'azzardo. Cioè, il gioco d'azzardo è il modo in cui si fanno davvero i soldi più di tutti gli altri. Tanto che se tu sei un giocatore e l'hotel ti conosce perché magari vai lì una volta l'anno o vai lì più di una volta l'anno, ma insomma se cominciano a sapere chi sei, ti offrono magari la permanenza nell'hotel gratis, ti dicono ceni gratis da noi, ti offrono anche dei pacchetti piuttosto importanti economicamente, perché tanto tu una volta che sei lì sarai lì pure gratis, ma spenderai tanto nel gioco d'azzardo, e con quel settore lì fanno tanti soldi da pagare quasi tutto il resto. Tutta questa abbondanza vuol dire naturalmente anche molto lavoro. Tenete conto che 250.000 persone, un quarto della forza lavoro completa di Las Vegas, lavorano nel settore dell'ospitalità, e che poi accanto al settore dell'ospitalità, del turismo, quindi anche del gioco d'azzardo, ci sono tanti altri settori collegati, nel senso che serviranno forze dell'ordine, serviranno persone che curino le aiuole della città, la pulizia della città, serviranno ospedali, serviranno infermieri, serviranno scuole, eccetera. C'è anche tutto un altro pezzo di città che è una normale città. Non pensate che Las Vegas sia tutta casinò. C'è una downtown a Las Vegas che non è la strip, che ha una strada di casinò un po' sfigati, si chiama Fremont Street, è anche divertente andarci perché appunto sono abbastanza sfigati, e poi c'è accanto invece un parco molto moderno che si chiama Container Park, che si è inventato un imprenditore piuttosto visionario, lo so che si dice sempre, ma lui lo era davvero, si chiamava Tony Shea, anche diciamo un po' inquietante per certi versi. C'è un enorme dinosauro tipo di ferro che viene da un festival Burning Man, ci sono negozi, ci sono ristoranti, c'è gente che passa lì il tempo a prendere l'aperitivo, a bere qualcosa. Insomma, è un luogo di aggregazione come non ce n'erano molti altri in quella parte della città. Poi c'è lo sport, naturalmente, ci sono i Las Vegas Raiders che giocano nella NFL. Las Vegas è anche un luogo di grandi, famosi, affollati incontri di pugilato. È anche un luogo adesso di motori. C'è stato pochissimo tempo fa il Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas. È un evento, diciamo, che già di suo, dove arriva un Gran Premio, porta un sacco di soldi e di star e di attenzioni. Immaginate a Las Vegas, diciamo, questa cosa messa insieme. Non oso pensare che cosa sia accaduto durante quei giorni in città. Ma torniamo adesso sul Nevada. Vi ho parlato molto di Las Vegas perché, come avete capito, non è che ci sia moltissimo altro da queste parti, però qualcos'altro c'è da dire. Innanzitutto, com'è fatta questa popolazione del Nevada? La maggioranza degli adulti, diciamo innanzitutto questo, non è nata in Nevada ma è nata in California per via di quel fenomeno migratorio di cui vi ho parlato molte volte e che ho raccontato anche nel video sulla California che trovate su questo canale. Le persone sono per una maggioranza relativa bianche, circa il 50%, poco meno. Poi c'è un 30% di latinoamericani, un 10% circa sia di afroamericani che di persone asiatiche, un 15% misto, perché poi naturalmente le persone per fortuna si mescolano tra loro. Politicamente è stato a lungo uno stato molto repubblicano, molto conservatore, ma col passare del tempo tutte queste persone che lavorano appunto nel settore dell'ospitalità hanno creato una popolazione molto diversa, per esempio molto sindacalizzata e anche molto più progressista. Da ormai il 2008 ogni elezione presidenziale in Nevada viene vinta dai democratici. Altre cose da dire sul Nevada? L'area 51, dicevamo all'inizio del video. Mm-hmm.
Non è che vi dirò io adesso se ci sono o no gli alieni, quello che sappiamo di questo posto è pochissimo. Se ci fossero degli alieni credo che sarebbe venuto fuori in qualche modo, con qualche fuga di notizie. È una base militare in cui vengono testati delle nuove forme di velivoli militari, anche di armi militari. Il Nevada è il posto in cui si fanno i test nucleari negli Stati Uniti, si facevano, oggi non si fanno più, quindi un posto comunque di grande segretezza, anche visto il contesto così desertico. C'è un pezzo di Death Valley, che poi per il grosso invece è in California. C'è un motel che si chiama Clown Motel, che è anche quello piuttosto inquietante, è un motel tutto a tema clown, e diciamo dovrebbe far ridere, ma come sapete le cose che dovrebbero farci ridere a volte ci inquietano. A proposito di cose inquietanti, poi a volte ci sono anche delle cose inquietanti molto più vere, molto più concrete di un motel. Il Nevada, Las Vegas in particolare, è il luogo in cui è avvenuta la strage più grande di sempre con le armi da fuoco negli Stati Uniti, la strage di Las Vegas nel 2017, una strage terrificante e ulteriormente forse terrificante perché non se n'è mai capito il movente. Cioè, un tizio ha sparato dalla finestra di un albergo su un concerto e non si è mai capito il perché, non ha lasciato nessun manifesto, non aveva lasciato nessun segnale, nessuno che lo conoscesse ipotizza qualsiasi ragione possibile, un profilo così diverso da quello di qualunque persona che finisce a compiere atti così devastanti, così terribili, che il suo cervello è stato studiato dalle università, che non sono arrivate comunque a nessuna conclusione. È una storia nella storia, magari a un certo punto ne parleremo. Ma non voglio lasciarvi con una nota così triste e tragica sul Nevada. È il posto in cui si fa il festival del Burning Man, è un posto di montagne anche bellissime, rocciose naturalmente, rosse, le montagne rosse del Nevada. La strada che porta da Las Vegas a Palm Springs in California è una strada che vi consiglio molto di fare perché vale la pena appunto andare in Nevada per poco tempo. C'è anche una diga pazzesca, la diga di Hoover, è una diga alta più di 200 metri, scavata nella roccia, è un posto veramente eccezionale da vedere. L'ennesima cosa incredibile di questo posto, in cui forse non ci sarebbe nulla di incredibile se non fossimo arrivati noi a fare, sì, la diga da una parte, Las Vegas dall'altra, l'area 51, ma poi eventualmente ne parliamo quando scopriamo davvero se ci sono lì dentro gli alieni oppure no. Se questo video vi è piaciuto, se avete imparato qualcosa sul Nevada o se avete dei aneddoti da raccontare sul Nevada o su Las Vegas, immagino ce ne possano essere molti, fatelo nei commenti, suggerite, commentate, proponete e iscrivetevi naturalmente a questo canale. 4 stati trattati fin qui in questo canale, ne mancano a questo punto 46, Porto Rico e i territori non incorporati, li vediamo eventualmente in un secondo momento. A presto, ciao! I now pronounce you husbands and wives. We are so dead.